Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo un unboxing. Allora, il pacco, come sempre, spedito da ZCube per un ordine totale sugli 80 euro. E vediamo cosa c'è dentro. Sinceramente, di preciso non mi ricordo cosa c'è e non so neanche se ci sono dei cubi nuovi. Vediamo se si apre così. Ok. Allora, come al solito, molta carta. Vediamo il primo cubo. Questo qua. Allora, mettiamo il pacco da parte. Questo è della Qiyi Mofengge ed è un sail. Da 6,8 cm, cioè, non so perché stanno facendo queste versioni grandi ed è davvero grande. Al momento non ho un cubo di, diciamo, dimensioni normali, però è praticamente circa 1,10 cm più grande della norma. Allora, è davvero grande, però è comunque leggero e gira anche abbastanza bene. Vediamo un attimo il taglio velocemente, poco meno di 45 diretto, ecco, inverso, vabbè, cubo se non sbaglio da 3 euro. Questo è il primo cubo, il sail. Andiamo avanti e abbiamo un altro big cube, soltanto sempre 3x3, questa volta della Shengshao, ancora più grande, la prima da dietro, ed è uno Shengshao da 7 centimetri. Vediamo un attimo la differenza. Anche se minima si nota. Allora, questo gira un pochino male, però vabbè, comunque non è di certo un cubo da competizione, giusto così per collezione. Allora, andiamo avanti. Allora, questo è invece il Water Unicorn della Yuxin. Allora, un attimo, uno e due, non mi ricordavo di averne presi tre, però ne ho presi soltanto due. Oddio, soltanto, sono due cubi uguali, li ho presi perché mi piaceva la scatola. Il giro è pessimo, no, forse va un attimino lubrificato, comunque li ho pagati, non so, c'era un pezzo di plastica attaccato sotto lo sticker, c'è ancora, vabbè. Li ho pagati, ecco, un euro, circa 1,08 euro ognuno. Vabbè, dei cubi anche questi, giusto per allargare la collezione. Allora, andiamo avanti con gli altri cubi. Questo, vabbè, è il nuovo 4x4 della Shengshao. Dovrebbe essere più compatto, il Wind. Non gira benissimo. Però è comunque ok, non lo dovrei aver pagato più di 5 euro comunque. Allora, andiamo avanti. E abbiamo due Thunderclap versione 2. Su ZCube non riuscivo a trovarli semplicemente perché stava scritto soltanto Thunderclap. E invece, diciamo, la versione 1 era chiamata Thunderbolt. Una è stickerless e l'altra è sfondo nero. Allora, apriamo quella a sfondo nero. Ah, una scatola dentro una scatola. Questo fa sempre molto piacere, almeno quando lo porti a legare non si rovina il cubo. Vediamo il primo giro. Allora, lo risolvo un attimo velocemente. Le prime impressioni. Allora, questo cubo era già stato recensito, vabbè, da Sio The King e diceva che era molto simile al quel l'X-Men Tornado. Non è per niente così. E sembra un misto tra un tornado e un UX Yao. Non so spiegarvi meglio di così la sensazione, comunque è un buon cubo. Ok, a quanto pare poppa. Perfetto, vabbè, apro un attimo, questo lo lascio così, apro un attimo quello sticker e poi andiamo avanti con l'unboxing.
Allora, questo è invece lo stickerless. Anche qua il suo case. Non lo girerò velocissimo per evitare che poppi, però è comunque buono. Secondo me il fatto che ha poppato è giusto un problema di tensione, e diciamo nient'altro. Comunque lo regolerò e vedremo come andrà, ve lo scriverò, diciamo, nei commenti, oppure spero di fare un video su una review completa su questo cubo. Allora, intanto mi è uscita una Y che odio. Comunque sì, sembra instabile, anche veloce. Ripeto, secondo me è un problema di tensione. Allora, andiamo avanti. Abbiamo uno S-Cube della Lanlan, uno S-Cube della Fangxin, uno S-Cube, scusate, S-Cube della Shengxiao, uno S-Cube della Lanlan. Uno S-Cube della Qiyi, uno S-Cube della Moyo e un S-Cube della Moyo. Uno non è mio, quindi lo posso mettere da parte, lo lascio così incartato. E apriamo gli altri. Iniziamo con quello della Lanlan. Allora, quello della Lanlan l'ho preso perché se sapete, diciamo, un po' come funzionano gli S-Cube, sapete benissimo che le molle della Lanlan sono le migliori. Questo ha un meccanismo di click, gira in una maniera orribile. Vabbè, comunque a me serviranno soltanto le molle, quindi andiamo avanti. Uno S-Cube della Fangxin che ho preso soltanto perché era sticker e se c'era questo rosa, gira troppo veloce. Non è adatto secondo me per lo Speed Cube. Forse, non lo so, sono io che lo giro troppo in fretta, però vabbè, è comunque bello. Allora, apriamo quello della Shengxiao. Fino a poco tempo fa era il main di molte persone e infatti non ha niente da invidiare secondo me anche quello della Moyo. Inizialmente le persone sostituivano le molle della Lanlan a queste molle della Shengxiao e quindi diciamo il cubo andava molto meglio. Non so bene cosa abbiano di tanto particolare le molle della Lanlan. Lo vedremo poi in un video. Farò un video dove diciamo farà un upgrade, però sulla Moyu, sullo S-Cube della Moyu. Allora, intanto andiamo ad aprire appunto lo S-Cube della Moyu, che ci è stato mischiato, non so per quale ragione. Gira in una maniera pessima. Io ho già uno S-Cube della Moyu, però non gira in questa maniera. E se vi state chiedendo perché ne ho preso un altro, semplicemente perché è nero. È bianco il mio vecchio e a me non piace il bianco. Vabbè, nel frattempo l'ho quasi risolto. Abbiamo qua quindi lo S-Cube della Moyu. Vediamo quello della Qiyi. È un'ottima alternativa a quello della Moyu. Vediamo come gira. Anche questo gira bene. Solo che non so perché non si bloccano, diciamo, tutti. Sembra come, diciamo, non si allineano perfettamente, però adesso non so neanche bene come funzioni il taglio. Sembra buono. Allora, risolviamo, diciamo, molto velocemente anche questo. Non sono velocissimo, comunque, perché ho appena iniziato a risolverlo. E vabbè, ovviamente sto usando il metodo di Sara, quello base. Sembra un cubo bello da, diciamo, come alternativa al 3x3, anche perché tutti gli altri che ho provato non mi piacevano più di tanto. Niente, questo quindi è lo S-Cube della Mofangè, ok? E adesso vediamo l'ultimo cubo, quello che stavo aspettando da più tempo e che mi ero dimenticato completamente che ci fosse nella scatola. L'Armadillo Cube. Allora, è un 3x3 con delle superfici rialzate. Non gira benissimo, però è diciamo un bel cubo anche perché è un pochino più difficile da risolvere semplicemente per il pattern dei colori. E da quello che ho capito, praticamente si possono staccare, sì, staccare questi pezzi e poi rimetterli, per quindi riordinarli in una maniera completamente a piacere. Bene, questo era l'ultimo cubo dell'unboxing. Vi faccio rivedere in breve tutti i cubi di questo unboxing e chiudiamo il video. Oggi in questo unboxing abbiamo visto lo Yuxin Unicorn per 2, il Thunderclap versione 2 stickerless e fondo a base nera, lo
lo Chengxiao 3x3 da 7 mm, il Qi 3x3 da 68 mm, lo Shengxiao 4x4 Wind, lo Scube della Moyu 2x2. Tra l'altro, secondo me, una nuova versione, e poi farò un video di quella vecchia che io ho bianca e questa nera. Poi lo Shengxiao S-Cube, lo S-Cube della Lanlan, lo S-Cube della Fangxin, lo S-Cube della Qi'i e per finire l'armadillo Cube. Lo metto qua. Con questo cubo voglio soltanto dire che ho riscontrato dei problemi, cioè quando lo risolvi, diciamo ci sono i pezzi che si staccano, però per il resto è un buon cubo, anche bello da risolvere e anche divertente. Bene, per questo unboxing è tutto e ci vediamo in un prossimo video.